Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane, non beve vino e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli». È proprio la classe dirigente quella che chiude le porte al modo col quale Dio vuole salvarci. E così si capisce i dialoghi forti di Gesù con la classe dirigente del suo tempo. Litigano, lo mettono alla prova, gli fanno trappole per vedere se cade, perché è la resistenza a essere salvati. Gesù gli dice: ma io non vi capisco, voi siete come quei bambini, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto, ma cosa volete? Vogliamo fare la nostra, la salvezza a modo nostro. Questa è chiusura al modo di Dio. Anche noi, ognuno di noi ha questo dramma dentro. Ci farà bene domandarci: come voglio io essere salvato? Al modo mio? Al modo di una spiritualità che è buona, che mi fa bene, ma che è fissa, è tutto chiaro e non c'è rischio? O al modo divino, cioè sulla strada di Gesù, che sempre ci sorprende, che sempre ci apre le porte a quel mistero dell'onnipotenza di Dio, che è la misericordia e il perdono.